benvenuti nel mio canale. Oggi ci trasformeremo in Lady Gaga. Prima di iniziare il video mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina in basso per le prossime novità. Grazie alla nuova uscita del brand makeup House Lab di Lady Gaga, ho pensato di trasformarmi, o più che altro di farmi trasformare in Lady Gaga, e ho invitato una delle migliori truccatrici che io conosca, ovvero Beatrice Bianco. Dei lavori spettacolari, infatti ve li lascio tutti qui. Ciao. Quindi come primo step mettiamo le lenti a contatto. Sara, mentre si apre un attimo, io truccatrice, faccio vedere a Sara come si mettono le lenti a contatto. Ma come la prendo? Porco, c'ho delle unghie lunghe. È quello? No, ma è difficile. Certo che è difficile, per quello che te lo dicevo. Potrei scegliere una che avesse gli occhi come i miei? Ma infatti gli occhi azzurri devi andarti a complicare. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Lentine messe, non so se si vedono. Va bene, iniziamo col make up. Dai, mettiamo le pinzettine. La base come la facciamo? Con un po' di fondo e un po' di colori grassi. Ok, va bene. Un po' e un po'. Ma invece di Lady Gaga ti piace? Sì, mi piace perché è un personaggio super poliedrico. Cosa vuol dire poliedrico? Vuol dire che fa tante cose. Invece la tua canzone preferita di Lady Gaga? È quella del film, Shallow. Ah, e come fa? Non cantiamo. Una truccatrice, per fortuna non sono una cantante, perché le mie doti si fermano al trucco. A me piace quella che fa Bobo Gobido. Praticamente c'era questa canzone sottofondo e tipo io ero piccolina e mi portavo lo stereo giù a ballare con i miei amici qui del palazzo. Mia mamma non me lo voleva far scendere, non mi ricordo, forse avevamo litigato una volta, e c'era sta canzone sottofondo. Allora io tipo per dispetto, praticamente c'era il coso per pulire i pavimenti, come si chiama, il mocio. Esatto. Allora io l'ho rovesciato tutto a terra. A sua madre. A mia mamma. E poi si è scappata. No, mai, che stronzetta. Voi dovete sapere che io e Beatrice ci siamo conosciute a scuola di make up, perché abbiamo fatto la stessa scuola. Siamo entrambe make up artist. Esatto, sì, anch'io, anche se mi sono dedicata ad altro. Però invece Bea lavora. Dove che lavoravi? Ho lavorato in TV. Sì, ho fatto un sacco di cose. Ho lavorato di TV, ho fatto anche un po' di cinema. Un po' di cinema, cosa hai fatto? Ho fatto i soliti idioti. Oh, veramente? Sì, però ho fatto capelli. Capelli difficile. Per noi, dovete sapere che per le makeup artist è piuttosto difficile fare i capelli, per quasi tutti. Sì. Cioè, è un panico. Perché tu arrivi e dici, io voglio fare la truccatrice. Ah no, fare anche i capelli. Ah, ma io penso ci fosse solo ok. Invece no. Tu. Invece no, esatto, quindi c'è proprio schiavizzata. E cosa hai fatto di capelli? Ma erano pieghe varie alle comparse. Ma che figata! Sì, molto. Ma loro ne hai visti? Sì, sono bravissimi, sono simpaticissimi. Madonna, che no, bello. Bella esperienza, bellissimo. Proprio. Bellissimo. Ho fatto quello e poi ho fatto una serie TV di Sky. Ma che figo, bello. Sempre qua a Milano. Bello. Poi in realtà ho lavorato a teatro. Molto bello il teatro. Molto bello. È un po' pesante? No. Non pesava, era molto artistico. Era proprio artistico. Mi piaceva perché era tanto artistico. È marronissimo, cioè. Sì. Così facciamo le ombre, perché le ombre sono fredde. Spoiler! Le ombre sono fredde, ragazzi. Vediamo anche questa cosa. Quando scolpiamo, si chiama anche sculpting, vuol dire che come se rimodellassimo il viso chirurgicamente. Ok. E in quel caso si usano i colori freddi, come è questo qua, perché ora noi rimodelliamo, dobbiamo creare delle forme che non sono tue. Certo. Se noi facciamo invece su noi stessi, quindi sì, ce le rimodelliamo, ma fino a un certo punto, lo chiamiamo contouring. Ok. No sculpting, sempre con cose fredde, e poi andiamo sopra col bronzer per scaldare l'incarnato. Ok, quindi sì, il bronzer è scaldiamo l'incarnato, il contouring è rimodelliamo. Esatto, quindi io ad esempio ora vado a mettergli lo scuro. Ok, io sfumo verso l'altro. E te schiacci lo zigomo. Sì, però si è sbagliato. Ma non abbiamo fatto la stessa scuola? Mi sa di no, a questo punto. E che fondotinta? Cioè, gli usi un fondotinta super coprente o...? Allora, ora sono andata con uno abbastanza leggero, però ho fatto un po' solo di uniformato. Ok. Ora vado con un altro, riempio, perché quello che ho usato prima era molto chiaro, ho tenuto uno leggermente più scuro. Ma scusa, è un dosatore per fondotinta?
È un fondotinta senza il marchio. Era un fondotinta senza marchio. Ah, ma che figo, sembra un usatore. No, no. È tutto sulla palettina, mi raccomando. Così non fa vedere, non siede. Tutto sulla palettina e la pittrice. Così. Che è vero. Beatrice è vero. La pittrice. Beatrice, esatto. Vi lasciamo anche il suo IG per iniziare a seguire. Ci avete anche voi qualche make-up da creare. Mi piace. Oddio! Ma sembra Lady Gaga! Ma sei bravissima! Comunque mi ricorda un po' Marilyn Monroe. È vero, è vero. Mi ricorda anche cioè, me. Sia come truccata, sia... Sì, anche come mette i capelli. È vero. Sono bella? Sono figa, ciao. Da a tutti. 1 a 10 quanto sono bella? Sono Sara e sono figa. Make-up? Terminato! Ok, direi che la trasformazione è riuscita. Cioè, io non so voi, ma devo dire che assomiglio tantissimo a Lady Gaga, quindi super approvato. E niente, scrivetemi nei commenti se secondo voi ci assomiglio oppure no, ma soprattutto se volete altre trasformazioni di altri personaggi famosi, cioè sarebbe bellissimo, scrivetelo nei commenti così vediamo che cosa fare. Lasciateci un pollice in su se il video vi è piaciuto e soprattutto iniziatemi a seguire su questo canale e sugli altri due social. E noi ci vediamo sicuramente per il prossimo video!